24 ottobre, oggi parliamo di un altro santo missionario eccezionale, un santo catalano, un santo straordinario per la vita, tra virgolette, movimentata che ha vissuto. Stiamo parlando di Sant'Antonio Maria Claret, nato nel 1807 a Sallent, appunto nella Catalogna, poco distante da Barcellona. Il papà di Antonio Maria Claret aveva una fabbrica di telai, aveva una sorta di filanda, insomma, e anche lui, il ragazzo, lavorò appunto in questa filanda, ma lui sentiva forte la vocazione, aveva sperimentava un fortissimo amore verso la Vergine Maria, dalla quale era stato salvato durante un bagno che aveva fatto insieme agli amici al mare, ed era stato travolto da un'onda. Tutti lo davano già per morto, non appariva più in superficie, ma lui vide una donna maestosa e luminosa e bellissima che lo prese per i capelli e lo portò a galla. Da quel momento lui si dichiarò deciso a servire Maria nella via del sacerdozio. Viene ordinato sacerdote nel 1835, il 13 giugno, giorno di Sant'Antonio, era anche il suo onomastico. Lui vorrebbe partire per le missioni, ma è troppo debole e cagionevole di salute. Allora dalla Spagna, dalla Catalogna, da Barcellona viene a Roma per entrare tra i gesuiti, ma anche i gesuiti, constatate le sue condizioni di salute, non lo prendono. Però in Italia lui ha occasione di apprendere un nuovo modo di rapportarsi alla Madonna, cioè tramite il suo cuore. In Italia si stava diffondendo la devozione al cuore immacolato di Maria, a Roma in modo particolare, e questa devozione in Italia era stata trapiantata, irradiata dalla Francia, da Parigi, sia dalle apparizioni della Madonna della Medaglia Miracolosa, sia da quel fenomeno straordinario che avvenne nella parrocchia di Notre Dame des Victoires, Nostra Signora delle Vittorie, quando il parroco De Genette sentì la voce della Madonna che gli diceva: se vuoi che la tua parrocchia fiorisca, consacrala al mio cuore santissimo e immacolato. E allora lui ritorna infiammato d'amore, ritorna in Spagna, rifiutato dai gesuiti per motivi di salute, ma con un discernimento serio, ritorna in Spagna per fare il missionario nella Catalogna e nelle isole Canarie. La sua opera missionaria è un'opera straordinaria. I paesi venivano rivoltati dalle sue predicazioni, venivano rivoltati come un calzino, la gente si avvicinava alla confessione. I segni anche esteriori, come in tanti altri santi, accompagnavano la sua predicazione. E divenne così celebre che dopo la fondazione, il 16 luglio 1849, dopo la fondazione dei missionari del Cuore Immacolato di Maria, egli fu nominato vescovo di Santiago de Cuba. Allora l'isola di Cuba apparteneva ancora alla Spagna, per cui appunto i reali di Spagna avevano il privilegio di nominare i vescovi nelle varie diocesi che la corona governava, e quindi lui parte per Cuba e lì si dà anche a un'opera sociale, non solo religiosa, di riforma. C'era immoralità, c'era nelle coppie, soprattutto, che quasi tutte convivevano a Cuba, c'era
immoralità e impreparazione tra i sacerdoti, lui fonda un seminario, promuove celebrazione di centinaia, migliaia di matrimoni, istruisce i sacerdoti, chiama congregazioni religiose, insomma la sua opera a Cuba fiorisce, ma naturalmente in questa opera di riforma della Chiesa cubana lui dà fastidio a molti e si tenta di ucciderlo diverse volte, tant'è vero che lui deve camminare sempre con delle guardie del corpo, ma una volta un sicario si traveste da devoto e quindi con un rasoio tenta di tagliargli la gola, ma lui per uno scatto istintivo si allontana, viene sfregiato nel volto. E pensare che qualche istante prima nella omelia, nella predica in chiesa, nella cattedrale, aveva detto: potessi, o Signore, spargere per te il mio sangue, per te e per la madre tua, ed era stato subito esaudito. Diventa amatissimo dal popolo, celeberrimo nell'isola di Cuba, e quindi la regina di Spagna, la regina di Spagna Caterina, lo chiama come suo confessore personale, lo richiama nella patria. Ma qui, ecco, dopo aver svolto egregiamente questo compito, dopo aver predicato ancora altre missioni, soprattutto a Madrid, partecipa al Concilio Vaticano I a Roma nel 1870 e poi non può ritornare in Spagna perché la regina è stata deposta e quindi si rifugia in esilio in Francia, nell'abbazia di Fontfroide, e lì muore il 24 di ottobre 1871 ad appena 64 anni, ma aveva fatto tanto per Dio e per gli uomini. Sant'Antonio Maria Claret, missionario intrepido, innamorato del cuore immacolato di Maria, sacerdote esemplare, uomo indomito nei movimenti per la gloria di Dio, prega per noi.